E mentre saluto il nostro straordinario corpo di ballo, in questo bellissimo albero intravedo una donna che ha fatto sognare molti italiani, ha fatto sognare molto anche me. Ti vedo e non ti vedo. Mi vedi fra i rami. Martina Colombari. Io vorrei che tu vedessi, se qualcuno può inquadrare la faccia di quel signore lì, quello lì, signore Riccio, quello lì, Riccio no, con pochi capelli in realtà. Questo signore, credo, si chiama Martinelli prima, mi ha fatto vedere questo qua, che quando ho visto la Colombari è diventato di un colore molto simile alla poltrona. Caro, questa poltrona che poi non è proprio comodissima, continua a girare. No, si lamentano tutti, la butteremo via, perché sei la terza star che abbiamo. E abbiamo, caro dottor Martinelli, no, lo conosciamo Martinelli perché è una persona Buonasera. Che ci segue. Sì, dopo gliela presento, guardi, non insistono. Abbiamo... Senta, allora, Martina, innanzutto ben arrivata, grazie di essere con noi. Martina è una donna speciale. Perché avrei sentito, abbiamo parlato di calcio, ovviamente credo. Sono emozionata ad essere intervistata da te. Sì. No, io sono molto affezionata a Martina perché è una donna piena di sorprese, e le scopriremo poi durante tutta l'intervista, perché è una donna che è coraggiosa, aperta, semplice. E... Cosa ti ha riguardo al calcio di questa settimana, cos'è la notizia che ti ha più colpito, anche di quello che hai sentito? No, ormai non mi colpisce più niente, perché ormai purtroppo la stravaganza o comunque l'eccesso fa parte della vita di tutti i giorni. E la normalità invece, che dovrebbe essere il quotidiano, non esiste più. O meglio, se tu sei una donna serena, con tuo marito, con tuo figlio, che fa un lavoro che adora e che ha una vita normale, che parte dalle radici di una regione come la Romagna. Posso fare una cosa da... Io sono un esteta. Purtroppo, questo albero è bellissimo, ma sì. Fa una luce bruttissima a Martina. Allora, perché ci sono un po' di perché fiori. Ci sono questi fiori. Poi qua se, meglio, come visto che parlavamo della Russia, lo abbattiamo, come nel giardino dei ciliegi, di Chekhov. Senti, ma se io faccio una cosa brutta, se io mi appoggio qua... Penso non ti inquadrino più il regista. No, mettiti lì, poi guarda, adesso passeranno e qualcuno lo abbatterà. Questa è una scusa, no, per farti salire e scendere. In questa seduta qua, una cosa tecnica, cerchi di puntare i piedi per bloccare le gambe. Lo so, giuro... E non si riesce, vedi? Per tornare al discorso di prima, allora, del calcio, la notizia di Terry, del Chelsea, questa cosa qua, mi dicevi? Sì. Non so, la cosa strana è che questa donna sia andata con 7 calciatori. Perché non gliene è bastato uno, no? Sono no, 7... dicevo, a questo punto potevano fare un gruppo tutti insieme, facevano prima forse, non so. No, perché... perché creava meno confusione. Visto che bisogna essere aperti, che ormai vale tutto. No, perché tu in realtà mi dicevi prima, a parte Kakà, Inzaghi, Gattuso, Totti... Non hai più avuto altre storie, poi. L'unica... No, però diciamo che poi ho, cioè, ho preferito vera... scegliere lo stop. L'unica vera storia d'amore è stata quella, possiamo dirlo stasera? Con mio marito? No, con Galliani. Stasera.